Questa settimana a Confronti parliamo di benessere, è un benessere eh, particolarmente ricercato, eh, si chiama Rolfing, lo facciamo con eh, Marina Blandini che è, eh, ha portato il metodo Rolfing in Sicilia. Già lo scorso anno eh, i telespettatori più attenti si saranno accorti che nel corso dei nostri telegiornali abbiamo affrontato l'argomento perché c'è stato un interessantissimo incontro a Catania, questa sera invece lo approfondiamo con Marina Blandini. Grazie per aver accettato il nostro, eh, il nostro invito. Dunque, il metodo Rolfing, cos'è in Nando? Diciamo questo. E il metodo Rolfing è un percorso verso il benessere, è un metodo che mira a ristabilire armonia e equilibrio nella struttura del corpo umano, come attraverso il tocco e l'insegnamento della coordinazione motoria. Cioè, eh, il perno del pensiero del metodo Rolfing è che il corpo interagisce in un ambiente particolarmente è eh, sensibile a una cosa che si chiama forza di gravità, cioè qualunque oggetto, qualunque corpo nella Terra eh, Esatto, questa è la legge veranità. della fisica. Benissimo. Su questo, Ma facciamo parte anche noi di questa cosa: cioè certo. per stare seduti, per stare in piedi, siamo in negoziazione permanente con questa forza, lei ci tira giù e noi in qualche modo ci organizziamo verso l'alto. Dico ci organizziamo verso l'alto perché se tu pensi all'evoluzione della specie, noi abbiamo cominciato navigando nell'acqua, poi strisciando poi a quattro zampe, poi a due. L'ultima generazione è 20 centimetri più alta di noi, mm? quindi c'è una tendenza dell'essere umano a verticalizzarsi, andare verso l'alto, ma nel contempo questa forza ci tira giù. Quindi... Affascinante la spiegazione, ma facciamo un passo indietro perché eh, il metodo Rolfing è, è un metodo, manca a dirlo, americano Ida Rolf, Rolf. che era una biochimica americana scomparsa nel 79 che ha dedicato la sua vita a, questo, a questa metodologia, chiamiamola così, non è medicina nel senso puro del termine, eh, ma non è neanche fantascienza, è scienza. Questo lo dico perché quando ho conosciuto la signora Blandini, molti colleghi, amici, hanno provato questo sistema. Io ero un po' per la verità, come dire, perplesso, perplesso. ecco forse il termine più giusto. Poi invece tutti me ne hanno parlato in maniera entusiastica, allora ho voluto capire di più, approfondire, perché uno pensa al metodo Roffing che non è il massaggio nel senso tradizionale o l'attività che si fa in palestra, ma è qualcosa di più, ecco appunto. Mi sembrava sì. doveroso partire da chi ha studiato per sì, prima guarda, La eh, il dottoressa metodo. Rolf ha veramente delle basi eh, scientifiche molto solide. È stata una delle primissime donne a insegnare all'Università New York eh, Medicina. Ehm, lei ha avuto tre grandissime intuizioni, intuizioni negli anni 30, che oggi sono ampiamente eh, scientificamente provate. Ma ci siamo arrivati. 4-5 anni fa a provarle ciò che leva intuito ed è proprio questo rapporto fortissimo con la forza di gravità e mm, come la struttura corporea può ricevere beneficio da questa forza invece di esserne schiacciata e eh, dall'altro lato l'importanza del tessuto connettivo, quelle che oggi si chiamano le miofascia, mm. mm, estremamente di moda, eh, però per sempre... Fino a pochissimo tempo fa l'anatomia li aveva messi di lato. Se tu hai presente le, le immagini dei, del, degli atlanti di anatomia, il tessuto connettivo viene scartato. Cioè, sai, quelle, il muscolo mm. è in, ritenuto da una specie di sacchettino trasparente. Con il tessuto connettivo mm -hmm. in, è una rete, proprio un network, ingloba tutto il muscolo, le ossa, i nervi, le vene ed è un tessuto molto malleabile. Della rolls cioè... il, cioè, il tuo ruolo, nel sì. senso proprio. Eh, come, tecnico, interviene ecco, come interviene Rolf? Arriva un cliente, ci dice, ci racconta la sua storia, quelli che sono i suoi i motivi per essere venuto, lo guardiamo eh, in posizione statica, frontale, laterale, schiena, eccetera, in dinamica nella camminata. Ci un'idea delle parti forti della sua struttura, le parti deboli, e poi lo invitiamo a sdraiarsi e cominciamo quello che è un ciclo di 10 sedute che mira a ristabilire un po' più di, or... di, di equilibrio, di armonia nel corpo e a rinsegnare delle coordinazioni motori più efficienti. Aiuta per le esempio, articolazioni? Sicuramente, sicuramente. La forza di gravità comprime un po' il sistema articolare, a meno che non ci sia uno scambio chiaro tra l'alto e il basso, cioè... Tre volumi principali nel corpo, la testa, il torace, il bacino e poi gli arti, siamo degli esseri verticali. Se questi volumi sono in asse tra di loro, la forza di gravità ci aiuta in realtà a stare verso l'alto. C'è un equilibrio? Se Fuoriasse, siamo in lotta permanente contro questa forza che ci schiaccia giù. Ah, ecco perché io sono fuori assi da, fuori eh, asse ormai da qualche vent'anni. Quando vuoi. <ride> eh? Allora, eh. cosa facciamo? Uh, attraverso il tocco, il tocco del Rolfing è molto particolare, un tocco decisamente sensibile, a volte delicatissimo, a volte molto presente tendiamo a eh, sciogliere le contrazioni le tensioni che si sono create nel tempo e che restringono la possibilità motore dell'articolazione l'articolazione per noi è un posto di comunicazione del movimento a volte si creano blocchi siamo tutti in tensione perché ci teniamo in piedi invece di appoggiarci al pavimento alla sedia eccetera si creano delle tensioni più o meno permanenti, più c'è tensione muscolare, più i tessuti si induriscono, meno il movimento fluisce. Quindi attraverso il nostro tocco ammorbidiamo queste tensioni, permettiamo che il movimento possa passare di nuovo attraverso e poi rinsegniamo la persona a sedersi, muoversi, camminare, prendere oggetti in maniera più efficiente. Più efficienza, meno dispersione di energie, più leggerezza. Io le persone che ho conosciuto che sono state, eh, insomma ti sono state vicine, sono state nel tuo, nel tuo ufficio, diciamo così, dicono che fai miracoli. No, miracoli non ne faccio, eh, <ride> faccio il meglio che posso. <ride> non so, è scienza, non è fantascienza, lo dicevo sì, prima, insomma sì. non. È...